Certamente non si può parlare del Sermig senza parlare dei giovani. Sono i ragazzi dell'Arsenale, conosciamoli insieme. Questa è la parte dell'Arsenale della Pace che gestiamo noi più giovani e qua selezioniamo tutto il materiale che ci viene donato. In questo caso stiamo selezionando tutti gli alimentari dove guardiamo le date di scadenza e poi li dividiamo per varie tipologie, e questi alimentari una parte verrà utilizzata qua all'Arsenale, una parte verrà utilizzata per aiutare la popolazione di Torino e un'altra parte ancora la spediamo nei progetti di sviluppo all'estero. Proprio coi tir, con gli aerei, vengono portate scatoloni di roba. Le cose che vedete qua ce le porta la popolazione di Torino e dei dintorni, quindi tutta gente comune, gente come noi. Per la maggior parte indumenti, alimentari, farmaci, prodotti igienici e cancelleria. Siamo tutti giovani, dalle medie all'università, siamo tutti volontari e siamo qua per dedicare il nostro tempo, perché abbiamo un po' capito che per crescere dobbiamo aiutare la nostra città, perché noi vogliamo un mondo migliore. E se non aiutiamo noi, in prima persona, a cambiare noi stessi, la nostra città, non andiamo da nessuna parte. E poi ci fa del bene, aiutare gli altri fa bene. Qui ci sono dei giovani che vengono durante tutto l'anno all'Arsenale e vengono per crescere, fanno con noi proprio un percorso. E in questo percorso c'è anche la parte in cui ci si sporca le mani e si prova a fare qualcosa di pratico. E in particolare qua stiamo selezionando dei medicinali che ci vengono portati dalla gente che ci dà una mano all'ingresso. Ne arrivano parecchi chili ogni giorno che vengono selezionati, in parte vengono utilizzati qua per il centro medico rivolto a persone della nostra città. Altri vengono spediti in vari progetti, tra cui per esempio un progetto in Romania, e parte di questi farmaci vengono spediti laggiù e in altri luoghi. Penso che i giovani siano spinti a venire in un posto come questo perché toccano con mano che è vero. Toccano con mano che qua ci sono persone che parlano di pace, non sono perfette, però nei fatti si sta andando da fare per costruire un pezzettino di pace. E i giovani quindi vengono qui per trovare anche dei maestri a cui ispirarsi, per poi fare delle scelte nella vita. Io sono venuto qui per questo motivo. Poi, man mano che ho iniziato ad aiutare, a partecipare alle varie attività che mi venivano proposte, poi ho deciso di fare un passo in più che non avevo pensato. Un passo in più è consistito nel decidere che volevo entrare nella fraternità, quindi ho scelto a un certo punto di non costruirmi una famiglia per essere completamente a disposizione di Dio e degli altri, e questo non ce l'avevo in mente prima, di mettere piede dentro l'Arsenale. È nato strada facendo. È stata una conseguenza del cercare di darmi da fare, del cercare delle persone vere che avessero da trasmettermi delle esperienze vere e che non fossero soltanto teorie. Prima